Ad ottobre del 1935 la Società delle Nazioni approvò le sanzioni contro l'Italia. Queste sanzioni, adottate a Ginevra, prevedevano l'embargo su un certo numero di merci necessarie alla guerra, oltre che il carbone, la lana, il cotone, l'olio minerale e la ghisa. Naturalmente prevedevano anche la non concessione di prestiti all'Italia. Tuttavia, alcuni stati, come l'Argentina, il Brasile, l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti, il Belgio, l'Austria, la Cecoslovacchia e in misura minore anche la Francia, oltre che la Germania, non osservarono le direttive della Società delle Nazioni. E quindi continuarono parzialmente a commerciare con l'Italia. Inoltre non vennero presi contro il regime fascista gli unici provvedimenti capaci di metterlo in ginocchio, come la chiusura del canale di Suez e l'embargo contro il petrolio. In ogni caso, gli effetti sull'economia italiana furono da subito avvertibili e per questo motivo Mussolini cercò di mobilitare le migliori penne a favore della propaganda contro le sanzioni e a favore dell'impresa di Etiopia per rendere gli italiani sicuri dei risultati di questa impresa e per convincere tutti della bontà in generale dell'impresa di Etiopia. Furono dunque mobilitati giornalisti come Mario Appelius del Popolo d'Italia, Indro Montanelli, lo scrittore Vasco Pratolini, il Vate d'Annunzio, il futurista Filippo Tommaso Marinetti e il poeta Vincenzo Cardarelli. Un ruolo importante nella propaganda la ebbero comunque i cinegiornali dell'Istituto Luce, che martellarono gli italiani con le immagini delle truppe di occupazione italiana, esaltando i valori dei nostri combattenti e presentando a tinte fosche invece le truppe nemiche, e contribuirono a creare la leggenda della crudeltà del negus Haile Selassie, oltre che la leggenda dell'inciviltà e della barbarie del popolo abissino. A questo proposito vennero anche fatte molte canzonette, la più famosa delle quali è Faccetta Nera, che venne poi proibita durante la campagna razzista per evitare gli amori tra gli italiani e le abissine, ma a cui si affancarono altri titoli non meno eloquenti riguardo ai toni e ai contenuti che possiamo trovare dentro queste canzonette. Una di queste si intitolava Povero Selassie e faceva così: con le dum dum combatte il barbaro abissino, ma salderemo presto pur questo conticino, ahilè povero Selassie. Naturalmente notiamo l'ironia offensiva e sprezzante contro il popolo etiope. Vogliam condurti a Roma rinchiuso in un gabbione, per farti far sul serio dell'Africa il leone, ahilè povero Selassie. Non piangere mia cara, stringendomi sul petto, con la pelle del negus farò uno scendiletto. Ci negan la benzina e di benzol l'essenza, perché occorre al negus a smacchiare la coscienza, ahilè povero Selassie. Un'altra canzonetta si intitolava Me ne frego e riprendeva il motto d'Annunziano, applicato questa volta alle sanzioni, e recitava così: Albione, la dea della sterlina, si ostina, vuol sempre lei ragione, ma Benito Mussolini, se gli italici destini sono in gioco, può ripetere così: me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego con quel che piace a me. Un'altra canzonetta che si intitolava Il canto della controsanzione, invece, proponeva una dieta diversificata, alternativa, per contrastare l'assenza dei cibi soliti, che ormai non si potevano più trovare. E cantava: la patata e il pomodoro hanno tanta vitamina, noi cantiamo lieti in coro, l'Inghilterra non ci mina, né ci mina della Lega la combriccola ringhiosa. Ed inver, chi se ne frega, di prodotti ce n'è aiosa. Noi gettiam nell'immondizia whisky, roast beef e allegati, tutto in onta alla nequizia dei sornioni ex alleati. Pane e sale, riso e pasta, erba e frutta, cacio e vino, ecco quanto in patria basta per il sobrio bocconcino. Stessa propaganda contro le sanzioni per la canzonetta Noi tireremo diritto, che cantava: giacché la Lega delle Nazioni vuol regalarci le sanzioni,
giacché la Lega contro noi s'ostina, sopporteremo con disciplina, cantando allegramente una canzone. Noi tireremo diritto, l'amor di patria mai fu delitto, se il fante in guerra va senza paura, chi resta a casa stringa la cintura, anche il digiuno in questo caso è salutare. Durissima vigilia per gli ottoni, saranno certo le sanzioni, le pance tonde più non le vedremo, ma noi frugali non moriremo per questa dieta di frugalità. La carne manca? Poco ci rincresce, abbiamo tre mari, abbiamo tanto pesce che a chi lo vuole lo possiamo regalare. Per la canzonetta Africa Nostra si ripropone il mito del legionario romano, che si riappropria a buon diritto di una delle sue province. Sono raccolte da 100 contrade le più belle legioni del mondo, riprendendo di Roma le strade, oltrepassano il mare profondo. Annientato sarà dalla scure che brandisce la mano littoria chi si oppone alle mete sicure che il fascismo ha segnato alla gloria. La canzone O Morettina, invece, riprende i temi di Faccetta Nera e racconta la storia di un italiano che vuole portare in Italia la sua bella morettina conosciuta in Etiopia per vestirla da bella signora e la blandisce con queste promesse: o morettina, potrai assaggiare le pizze, le vongole ed il panettone. E allora la morettina risponde: addio signor Negus, in Italia me ne vo, io vado laggiù a civilizzarmi, ciao ciao se la sie. E per finire, la canzonetta Etiopia mette il dito nella piaga dell'emigrazione italiana, ma propone un mito alternativo, quello dell'Africa orientale. La nostra gente, dice, or non emigra più per soffrir. Il fecondo lavoro dei coloni tutta l'Etiopia farà fiorir. Guerra a chiunque vuole usurpare il suol che romano è già. Un'altra serie di titoli ci dice molto sui toni e sui contenuti che caratterizzano i canti di quel momento. Adua è liberata, per esempio. Ecco la barba del Negus. Chissà il Negus che cosa dirà. Serenata se la si è. Canzone di Addis Abeba. In Africa si va. Ti saluto Virginia. Vado in Abissinia. La propaganda canora, insomma, riesce a comunicare un'immagine assai poco attendibile del fascismo, della guerra, delle nostre truppe in Etiopia, del nemico e delle potenze sanzioniste, e riesce a risvegliare nell'ascoltatore un senso di riscatto dalle mortificazioni del passato e anche di una possibile grandezza per il futuro, un futuro capace di risolvere problemi atavici come la disoccupazione e la miseria. Il tutto condito da notizie che si riveleranno alla fine del conflitto false o esagerate, ma che contribuirono in quel momento a far tacere i dubbi e le perplessità di molti.